Ospi, stanno attaccando la banca, aiuto! Cosa? Dove sei, Kira? Qua in basso, guarda! Come in basso? Guarda, oh mio Dio, ma cos'è questa cosa? Ma sì! Stanno cercando di rubare il nostro oro! Ma sei piccolissima! Chi sta cercando di rubare il vostro oro? Aiutami! Ma cosa sono questi affari? Aspetta, 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 che li pulisco io! Aiuto, prendilo! Certo che lo... Aspetta! Ah, maledetti banditi! Qualche colpetto e schiatto! Aia, porca miseria! Uno. Ma in grazie guai ci sei cacciata? Cos'è sto posto? Ma sono tutte casette minuscole! Prendete questo! Non farmi domande ora che sto per crepare! L'ho capito! Non ti preoccupare, ti do una mano! E teniamo i villager lontani! Da questi banditi! Mamma mia, ma li hanno sterminati tutti! Non dirmi che c'è soltanto questo villager! No, ma gli altri dove sono? Dove sono Espi? O no? Vieni a vedere cosa hanno combinato! Che cosa? Tieni, vieni qua a vedere! Che cos'è questo affare? Aspetta, lo devo utilizzare? Sì, oddio, sono diventato piccolo anch'io! Oh no, ne è rimasto uno! Oh no, aspetta, lo pestiamo, non ti preoccupare! Muore! Cos'è che c'è che devo vedere? Guarda con i tuoi stessi occhi! Guarda! Questo è il cavo? Ma cos'è questa cosa? Cosa mi hanno lasciato? Due monetine! Hanno lasciato due... Ah, quindi questa è una mini banca! Sì, è la mini banca del villaggio. E guarda cosa hanno combinato! Lo so, ma... Allora, si sono rubati tutti i preziosi di questi villager, poverini! Oh, mi spiace! Vabbè, cosa posso fare? Insomma, ho provato a eliminarli! No, ormai non qualcuno deve essere scappato niente, con tutto il bottino! Non so come aiutarti! Dobbiamo fare un'altra banca! Più forte, più sicura! Ho capito, ma io non ti potrei aiutare diventando grande? Mi spiace, Cespi, ma il coso per diventare grande mi sa che se lo sono fregati loro. Come se lo sono fregati loro? Oh, porca miseria. Dobbiamo trovarne un altro, ma non è il momento. Aiutami a costruire un'altra banca, più sicura. D'accordo, mettiamoci al lavoro. Dobbiamo fare una vera e propria banca pro e mica questa noob che hai costruito tu. Oh, chi l'ha costruita prima? Oh, non insultare i noob. L'ultimo tocco finale ed ecco qui la mini banca di ferro, molto più resistente, molto più potente e a prova di qualsiasi tipo di bandito, si spera almeno. E ora, fatta la parte esterna, dobbiamo riempirla con qualcosa. Assolutamente. Allora io quasi farei... Beh, aspetta. Metterei un po' di vetro qua per proteggere i nostri cassieri. D'accordo, io nel frattempo quasi faccio... Che dici se facciamo magari, che ne so, una piccola zona d'attesa, mentre si aspetta il proprio turno? Sì. Mi piace. Metti qua una piccola sala d'attesa. D'accordo, metto al lavoro. Allora, delle poltroncine qui, perfetto così. E sto pensando anche a fare un bel tavolino. Secondo te li convinciamo a depositare più soldi così? Assolutamente! Premo un sacco di affaroni con questa mini banca. Aspetta che devo piazzare altre poltroncine. E poi una cosa da non sottovalutare ovviamente è la sicurezza. Io quasi vado... Non lo so, come è messa la sicurezza? Bisognerebbe mettere qualche telecamera. Forse il cavo dovremmo proteggerlo meglio. Davvero? Da questa parte quindi? Sì, a sinistra. Oh, d'accordo. Ecco, prova a fare... Io ho una mezza idea su come proteggerlo. Una bella porta di ossidiana a prova di qualsiasi tipo di scasso. Guarda che roba! Perfetta! E ora voglio vedere chi sarà in grado di entrare in questo bel cavo. E ovviamente ci dobbiamo mettere tutte le nostre ricchezze e poi tappare qui la porta. Ma cosa sono questi cosi? Cos'è che hai aggiunto, Kira? Sono i commessi che ho assunto. Davvero? Ma guarda! Qualcuno deve dare i soldi a questi poveri villager. Beh, ovvio! Perfetto! E guarda, per convincerli ancora di più a venire alla nostra banca... Oh, cosa stai facendo? Un altro tavolino? Ma cos'è sta roba che sta uscendo? Ma cos'è, un albero? Ah, vabbè che ormai siamo quasi a Natale. Insomma, un bel albero di Natale ci potrebbe stare. Sì, addobbiamolo poi. Vabbè, non mi spiacerebbe addobbarlo. Ma aspetta, ma sbaglio? Un cactus? Beh, inizia a sembrare un cactus. In effetti, dai, non ci sta male. Da un'idea un pochino di banca del Far West. Anzi, mini banca del Far West. Mentre da questa parte? Non lo so, potremmo fare un'altra stanzetta d'attesa? Oppure qualcosa di ancora diverso? Mettiamo un poster, dai, è carino. Un poster? Sì, intanto vieni... Non mi dispiace come idea, in effetti. Intanto metti le ricchezze che abbiamo nel cavo. Oh, assolutamente. Porca miseria, certo. E poi chiudilo, mi raccomando. Beh, ovvio che chiudo il cavo. Secondo te lo lascio aperto? Chiuditi che dentro. Poi vengono a rubare pure loro. Tu nel frattempo occupati di realizzare il nostro bel poster per la nostra mini banca. Per farci pubblicità. Guarda quanti! Mamma mia, questi interi blocchi d'oro! Porca miseria, che belli! Allora, così... Ecco, beh, in effetti non sono tantissimi, sono un pochino poveracci questi qua del villaggio. Per ora, possiamo tranquillamente chiudere la porta del nostro cavò e bam! E tu invece come sei messa? Io ho già finito. Hai finito? Sì, ma guarda qua. Oddio, sento, cosa sono ste cose? Io pensavo facessi un poster pubblicitario, non un poster dedicato a me. Ma non è pubblicitario, secondo te? Sì, lo so, infatti avremo un sacco di clienti. Chi non vorrebbe depositare i soldi in una banca con la mia faccia? Tipo nessuno. Ma vabbè, non importa. L'importante è che sia sicura. Questa è la cosa importante. Vedrai che siamo a prova di bomba.
Oh, oddio, cosa è stato? Cosa è stato? Pensi che siano tornati? No, vabbè, no, un'altra volta no. Oh, eccoli qua! Io li ammazzo. Eh beh, ovvio che dobbiamo ammazzarli, prendili! Maledetti, guarda come se la stanno prendendo con i villager! Dai, pigliali! Ok, perfetto! Guarda, come vanno giù! Che spettacolo! E un altro! Oh, va giù, l'ultimo, spero! Ma guarda cosa hanno fatto qua fuori! Sono entrati da fuori! Guarda che... Era inutile la porta. Ma questo era... Questo era il nostro cavo! È stato completamente... Hanno usato la TNT! Ma non è giù! Eccolo! Vindichiamoci! Nemmeno questa era così bella, questa minibanca! Mi sa dobbiamo costruirne ancora una migliore! Perché non è possibile! Assolutamente! E ho già una strategia, Espi! Hai già una strategia? Non ci deruberanno più! E questo soprattutto... Qual è la tua prossima strategia? Fondiamo tutto! Tutto quello che come abbiamo... Come fondiamo e tutto? Ci costruiamo la banca! Come ci costruiamo... Mica si porteranno via pure quella! Cosa stai dicendo? Vabbè, dai, mostrami di cosa sei capace! Ultimi pezzi e... Ecco qua, la nostra insegna è perfetto. Completa. Perfetto! Guarda, se non viene voglia di depositare i dollaroni, i soldoni qui dentro... Tutti i tuoi soldi in questa banca super ricca. Anche se mi sa che questa banca ricca nel senso che è fatta, diciamo, di ricchezze. Ah, ma scusami, la tua idea... Vabbè, voglio vedere che se la portano via. Appunto, ma scusami, ma se io devo ritirare qualcosa, se io devo, non so, ritirare un po' di soldi in banca, devo smangiucchiarmi i muri? Quello ci penseremo più avanti. Ma come ci penseremo più avanti? Non ce la rubano. Beh, questo sicuro. A meno che non arrivino qua, non lo so, con una gru gigantesca. Esatto. Ma nel frattempo io direi di... non lo so, decorare un po' qui dentro. Ecco qui il nostro ufficio. Aha. Qui pensiamo a cosa fare. D'accordo, mi piace un sacco. E non abbiamo un cavò, hai visto? Eh beh, ovviamente, perché tutte le ricchezze questo sono... Questo è il cavò. Esatto, tutto quanto è il cavò. Le ricchezze sono sparse ovunque. Va bene, a questo punto direi di decorarla. Sai cosa potremmo fare? Cosa? Potremmo fare una bella fontana. Giusto per accogliere i nostri... Idea. Ospiti. Qua al centro? Qua al centro, aspetta, la facciamo circa così. Ok, bella grande, okay. Mi raccomando. Gigante qui all'ingresso. Guarda che spettacolo che sarà. Perfetto, così all'incirca dovrebbe andare bene, mamma mia. E poi ovviamente mentre... Faccio così, faccio una bella cosa, tu occupati... Sembra una piscina questa. È quasi una piscina, casomai mettiamo anche tipo dei costumi da bagno a noleggio. Così i nostri ospiti possono anche farsi il bagno. Ma nel frattempo mentre tu fai la fontana, io quasi quasi faccio altri piccoli posti in cui riposarsi. Guarda, le faccio esattamente qui. Secondo me piaceranno un sacco queste cose. La gente si rilassa, sente l'acqua. Assolutamente. Si addormenta. Una mini banca di super lusso. E già che ci sono, faccio anche una mini libreria. Cosa stai facendo? Ah, niente. No, non piazzare l'acqua sulla mia libreria. Ho finito la fontana, guarda. Oh, guarda che roba. Mamma mia, se mi piace questa cosa. È fantastica. E poi ci si può fare anche un tuffetto. Esatto. Esattamente come se fosse acqua normale. È fantastica. E poi ti asciughi coi soldi. Assolutamente. Beh, quali soldi, visto che qui è tutto fatto di oro e diamanti. Ma va bene, insomma. Fammi fare la mia libreria. Nel frattempo, tu pensa a fare qualcos'altro, magari dall'altra parte della stanza. Deve essere super ricca questa banca. Qualche altro piccolo libro. E dovrei avere praticamente finito. Aspetta. Tu come sei messa? Ok. Oddio, sei qui? Ecco. Ma tu hai già finito? Troppa cultura, Espi. Come troppa cultura? Poi la gente si rende conto di quanti soldi ci dà. Ah, beh. E ovviamente dall'altra parte, se c'è la cultura, c'è anche l'ignoranza. Ma perché hai fatto Newbie in una banca? Ma quale ignoranza, scusa? Beh, insomma, scusa. Mettere Newbie in una base super ricca, anzi una banca super ricca, mi pare un po' strano. Oh, guarda, gli stai facendo anche la bava, che bello. Guardalo. È spettacolare, vabbè, ma a questo punto... Lui veglia sui nostri creditori. Certo, ma la cosa fondamentale è che sistemi di sicurezza ha questa banca. A parte il fatto, insomma, di essere fatta con i soldi stessi. Intanto dobbiamo ancora fare la prigione, Espi. E poi... Come la prigione? Dobbiamo ancora assumere le guardie. Come le guardie? Oh mio Dio, ma la stiamo trasformando in un carcere. Esatto. Che spettacolo. Ok, è assolutamente. È un piccolo carcere. Allora i banditi... Teniamo insieme i soldi, i nostri nemici. I banditi avranno un sacco di paura a venire qui se facciamo pure una prigione. E ci assumiamo delle guardie. E finito? Le ultime sbarre sono quasi finite. Perfetto, perfetto. Guarda che roba, guarda qua. Tutte le nostre celle. E non è finita pronte qua a raccogliere i criminali. Come non è finita qua? Vieni a vedere chi ho assunto come guardie. Oh. Ok, vieni qua che le conosci. È il loro primo colloquio. Quindi sono un po' timide. Guarda, ma scusa, il primo colloquio sono già vestiti da guardie. Ma vabbè, ma sono perfetti, scusami. E loro sono sicuri di essere assunti perché sono gli unici. Vabbè, immagino, sono gli unici che hanno il coraggio di affrontare i banditi. E cosa c'è qui fuori? Abbiamo rinunciato alle casse, infatti vedi che non ci sono più casse. Mettiamo direttamente i bancomat. Ma è gigantesco questo bancomat. Ma che roba è? Ma è spettacolare. Vabbè, insomma. Vabbè, lo premi coi piedi, dai, su. Vabbè, ma immagino che funzioni lo stesso. D'accordo, sì, ma
non esagerare con i bancomat, sono più grandi i bancomat della nostra banca praticamente. Va bene così però, mi piace un sacco come idea. Anche se non so cosa potrebbero ritirare. Non lo so, in qualche maniera... Pezzi di banca? Vabbè. Gli daremo casomai dei pezzetti di carta, così sono contenti. Delle belle sedioline, anche per le nostre guardie. Così possono... No, questa è troppo piccola. Così possono riposarsi. Oddio, Espi, Espi, è partito l'allarme, lo senti? Che cosa? No, no, oddio, sì, è vero. Oddio, aspetta. Oddio. Ma cosa? Stanno attaccando un'altra volta? Guardie attaccate! Porca miseria, abbiamo le guardie stupide! Oh no, venite qua, oh maledetti! No. Venite qua! Volete provare a rapinare, ma questa volta... Crepate! Ah, cos'è questa cosa? Mi sa che... Che è successo? Ho recuperato il coso che ci hanno rubato! Guarda come li stiamo tramortendo tutti! Nice. Che spettacolo! Certo che le nostre guardie sono ancora qui! Mamma mia, da quando gli ho fatto quel mini salottino, sono qui a non far nulla! Ma non guardate che non vi paghiamo! Adesso ci tocca pure! Almeno aiutateci a portare i prigionieri nelle celle, va? Sfaticati! Se non volete entrarci anche voi! Oh, ma guarda quanto sono belli! Qui in prigione dietro le sbarre! Non ci fate più niente qua! Ah, non ci fate nulla! E a questo punto, Kira, possiamo anche tornare grandi! Perché uno di loro usciamo ha droppato! Però di qua, che sennò distruggiamo tutta la banca! E questi scappano! E ovviamente dobbiamo uscire da di qua. Mamma mia, non vedo l'ora di tornare grande. È stato un piacere comunque aiutarvi. E adesso possiamo tornare. Ma che cosa? Cosa? Ci stanno picchiando tantissimo. Ma porca miseria. Ma cosa vogliono? Non lo so. Non vogliono depositare i soldi? Mi sa che sono arrabbiati perché non possono ritirarli. Tutta la nostra banca l'abbiamo fatta con i loro risparmi. Ma perché dovrebbero ritirarli? Allora adesso corriamo fuori, diventiamo grandi. Via. Anzi, divento grande subito. Scappa. Oh, porca miseria, sono incastrato. Oh no, abbassati che mi sfondi il tetto. Scappiamo di qua, Espi. Non ci seguiranno mai di qua. Ok, fai un buco nella finestra e scappa. Io ti seguo, vai, salta. Via. Assolutamente. Via. Scappa. Torniamo grandi. Porca miseria, sono veramente arrabbiati. Dammi il coso. Vieni. Raccoglielo, sbrigati, stanno arrivando. Sono molto lenti, visto che sono villager. Ma sono molto arrabbiati. Guarda che banche belle abbiamo fatto fino adesso. Una noob, una pro, diciamo, e una super potente. Però sono troppo arrabbiati. Peccato solo che non ci daranno più soldi. Mi sa di no, meglio correre via. Via. Sono troppo arrabbiati. La prossima volta non usiamo più i loro risparmi per fare la banca. Che è meglio. Assolutamente.